campo sotto questa pioggia ci sono i puledri futuriti maschi. La categoria è la categoria 13 e abbiamo 5 puledri che vengono giudicati per comparazione. Ogni giudice assegna una propria classifica, crea una propria classifica a cui assegneremo 4 punti al primo posto, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo. E quindi la somma delle 4 classifiche ci dirà il risultato di quello che è il podio dell'edizione 2018 degli Arabi a Bergamo, sesta edizione di questo concorso del cavallo arabo qui alla Fiera di Bergamo, organizzata da Promoberg con i signori Mario Fermi e Fausto Scanzi. Punteggio finale abbiamo un pari merito tra il primo e il secondo classificato, quindi è stato estratto il giudice master, che è il giudice rota, ed ora tra i numeri 80 e 82 abbiamo un confronto che ci darà l'esito della classifica finale. Abbiamo totalizzato 6 punti per quella che è la medaglia di bronzo e 9 punti per le prime due medaglie. Entrano in campo per lo spareggio i numeri 80 e 82. 80 and 82 in front of the judge. One judge, Mr. Rota Pierluigi, estratto dalla commissione disciplinare come giudice master, ed ecco davanti alla giuria i puledri numeri 80 e 82 hanno totalizzato entrambe lo stesso punteggio e quindi il signor Rota Pierluigi è stato estratto per sciogliere questo spareggio.
allora abbiamo il risultato finale. 6 punti sono stati assegnati alla medaglia di bronzo Santiago Rosa, numero 84. Il numero 82 SS Domingo è riserva campione, medaglia d'argento con 9 punti. Vince la categoria futuri di maschi Celis Jamali, il numero 80 con 9 punti. Giudice master della categoria è signor Rotta Pierluigi. Ed ora vi leggo le scelte dei giudici. Dal primo al terzo classificato per la signora Silvia Eberhard, numeri 82, 84 e 80. Per il signor Paccone, 84, 83 e 82. Per il signor Rota, 80, 82 e 83. E per il signor Tarsischi, 80, 82 e 83. Ecco che va alla premiazione dei tre puledri il signor Mario Fermi del comitato organizzatore. Santiago Rosa è la medaglia di bronzo, è nato il 10 gennaio da Psychis Emotion e la Rasa MB. Zaniboni Roberto è il suo proprietario e allevatore ed ecco che riceve il premio da Mario Fermi. In seconda posizione la medaglia d'argento va a SS Domingo. Con il numero 82 nasce da Fael Rashime, donna diva, il 4 maggio. E l'allevatore e proprietario è l'allevamento Stiglerstad di Irina Stigler. E abbiamo sempre l'Arabian Show Tour, il signor Martino Gianluca che consegna i suoi voucher per la partecipazione, il buono di partecipazione alla finale di Forlì a fine mese, quindi Arabian Show Tour per cavalli italiani di proprietà italiana. Forza con le foto! Medaglia d'oro, Celis Jamal che se la guadagna tutta sotto la pioggia. Pioggia bagnata, pioggia fortunata. Mader Al Jamal per Celis Nevada è il suo pedigree, è nata il 6 maggio. Celis Jamal di Sandrini Stefano. Celis Tut, medaglia d'oro. Congratulazioni anche per lui, il voucher dell'Arabian Show Tour, Italian Show Tour dell'Arabian Horse Magazine. Signori, abbiamo concluso la valutazione delle categorie Futurity.